Con Mister Mastrodonato, alla fine del match qui al Pierangeli, possiamo avere sconfitta 2-1. Mister, ti chiedo innanzitutto un commento sulla gara. Possiamo avere andata sotto 2-0, poi il rigore che ha riacceso le speranze, una ripresa all'assalto, ma non è arrivato il pareggio. Sì, purtroppo abbiamo regalato un tempo agli avversari, addirittura sono andati sul 2-0 e normale che la partita è diventata difficile. Purtroppo abbiamo sbagliato più che altro l'atteggiamento mentale da subito. Siamo stati la squadra che di solito aveva dimostrato in altre partite, soprattutto sulla compattezza, sull'aspetto mentale, l'atteggiamento giusto. E purtroppo regalando un primo tempo così, dopo la partita è diventata difficile. Siamo riusciti a accorciare le distanze, il secondo tempo ci abbiamo provato, però sempre un po' confusionari. Non siamo stati mai lucidi, mai... Come ti spieghi, mister, questo approccio così sbagliato? Non lo so, forse il cambiamento, è stata un po' una settimana un po' particolare, però non ce dobbiamo avere alibi, purtroppo dovevamo reagire in un altro modo e questo non l'abbiamo fatto. Naturalmente sognavi te, sognavamo noi un altro esordio per questa tua avventura da allenatore dopo l'esonero di Gardini. Ti chiedo come hai vissuto insomma questi giorni, come avete lavorato e come mai naturalmente non è arrivato quello che ti aspettavi, insomma. Allora, mi sembra doveroso spendere due parole per Gardini, perché ho collaborato fino all'altra domenica insieme, perciò mi è dispiaciuto come gli è dispiaciuto a lui. Ci siamo sentiti, purtroppo il calcio è questo e si va avanti. Però ecco, abbiamo cercato di questa settimana di lavorare più che altro sull'aspetto mentale per una reazione di questa squadra dopo due sconfitte. Purtroppo questo non è avvenuto e niente, dobbiamo lavorare di più durante la settimana cercando di migliorare gli errori che abbiamo fatto. Cassino e Arzaghena in casa, quindi due sfide interne prima della trasferta di Sassari contro la Torres, sicuramente due gare che vanno assolutamente vinte. Sì, sì, beh, due partite casalinghe che dobbiamo sfruttare con il massimo del risultato. Cerchiamo di lavorare in settimana bene e non fare gli errori che abbiamo fatto oggi. Bocca al lupo, mister, e ci vediamo alla prossima.